Ma buongiorno! E voi direte buongiorno un cavolo, visto che diluvia ovunque. Ma tranquilli, se siete a casa e non avete compiti o altro da fare, rilassatevi guardando il video di oggi, che vi farà però venire molta invidia. Invidia per i figli della famiglia reale, che fanno sembrare i calciatori più ricchi dei semplici camerieri, per tutti i soldi che possiedono. Non mi credete? Beh, sappiate che alcuni girano in auto completamente d'oro. Quindi se siete seduti o sdraiati o una mezza via, quindi seduraiati, cominciamo! Ovviamente prima date una bella occhiata alla mia pagina Instagram, se vi piace anche solo un meme lì dentro siete costretti a seguirmi e andiamo! Hamdan bin Muhammad Al Maktoum. Ho dovuto fare copia e incolla da Wikipedia perché non riuscivo a scriverlo nemmeno dopo la 16ª volta che ci ho provato. Ma per fortuna ho scoperto che su Instagram è conosciuto semplicemente come Fazza. Così non rischiamo di morderci la lingua. Volete sapere come spende i suoi soldi? Beh, sappiate solo che il suo yacht privato costa 70 milioni di dollari. L'ha chiamato Smeralda ed è lungo 76 metri e a posto per 12 persone che possono vivere nel lusso più assoluto lì dentro. Perché è praticamente un appartamento di lusso, forse anche meglio. Ma non è finita, perché quest'uomo, insieme alla sua famiglia, ha comprato un altro yacht dalle dimensioni disumane, 160 metri di lunghezza, con posto per il doppio delle persone, e perfino il suo nome è giustamente Dubai. Ma le barche e la ricchezza non finiscono qui. Eccovi un certo Mansour, quest'uomo ha un account Instagram con più di 700.000 follower, dove posta immagini apposta per far capire quanto noi siamo poveri e quanto lui si goda la vita. I suoi migliori amici sono Bill Clinton e Drake, insomma, perché non chiamare Drake a una festa? Ci verrà di sicuro se avete i soldi. E ovviamente anche lui ha uno yacht privato comprato alla modica cifra di 10 milioni di dollari. Si è portato a casa il COD 8. Ma seriamente, di quante barche hanno bisogno sti tizi? Ma per variare un po', passiamo alle macchine. I nostri due principi hanno pubblicato spesso video e foto dei loro bolidi preferiti. Cominciamo per esempio con la comodissima Mercedes G53 AMG, con una potenza di 500 cavalli e con un prezzo base di 174.000 euro. A quanto pare a entrambi piace molto la velocità, ma Fazza è sempre un passo avanti perché la sua macchina sportiva preferita è la Mercedes AMG SLS, con un prezzo superiore ai 200.000 euro. Come avrete capito, non vedrete mai questi due senza una macchina super sportiva o super lussuosa. Hanno anche una bella LaFerrari, una Lamborghini Veneno, che io ho visto solo in foto nella mia vita, una Bugatti Veyron, che giustamente se sei ricco devi per forza avere, una McLaren P1 e una Aston Martin 177. Ma non è solo Fazza a usare macchine in famiglia, anche Mansour, come detto prima, è un corridore, eppure il loro papà Al Maktoum. In totale sembra abbiano più di 100 macchine, tutte con un prezzo superiore ai 100.000 dollari, che comprende tutte le marche più lussuose e non solo. Pure macchine quasi introvabili di anni e anni fa, che magari sono state fatte in serie limitate. E ovviamente non si sono fatti mettere semplicemente il portabicchieri come optional, ma molto, molto di più. In alcune di esse, come la Lamborghini o la Range Rover edizione limitata, hanno deciso di fare qualcosa che dicesse «Guardate quanto sono ricco e quanto voi siete poveri!» e quindi le hanno riverniciate d'oro. Wow! Parlando di altro, perché mi è venuto un po' di mal d'auto e di poveranza, passiamo ora ai cammelli. Sapete cosa può essere più costoso di una Lamborghini? Un cammello. Perché Fazza, sempre con il permesso di papà, ha comprato un particolare cammello femmina dal valore di... 3 milioni di dollari. Ma non è finita qua. Sembra di recente abbia comprato altri 12 cammelli per un valore di 4.5 milioni di dollari totali. Tutti in un unico giorno. Sì, c'è chi piacciono i cavalli e chi i cammelli. Quelli che hanno i soldi a quanto pare comprano specialmente questi ultimi. Comunque, noi sappiamo che questa famiglia reale è quella di Dubai, giusto? Ma gli Emirati Arabi sono grandi, molto grandi, e contengono ben 7 emirati diversi con 6 famiglie reali. Dopo che Dubai è diventato indipendente da Abu Dhabi nel 1833 c'erano 12 comandanti diversi, ma oggi abbiamo soltanto il vicepresidente degli Emirati Arabi a tenere in piedi Dubai, lo sceicco Al Maktoum, il padre appunto dei tizi di cui vi parlavo prima. Insomma, lui è il motivo principale per cui Fazza e Mansour possono godersi la vita. Il suo patrimonio equivale a 19 miliardi di dollari. Durante gli anni ha avuto ben 6 mogli e un totale di 23 bambini.
Poi ovviamente alcuni sono cresciuti e si sono sposati facendo su altri bambini e espandendo la famiglia a livelli stellari. Immaginate che casino il testamento e in quanti facciano i lecchini per avere la sua eredità ancora prima di arrivare sul letto di morte. Ma torniamo un attimo a Fazza con più di 8 milioni di follower su Instagram, dove in ogni foto ha la stessa faccia. Parliamo spesso di lui perché è quello ad essere diventato più famoso. Al contrario degli altri Emirati e delle altre famiglie reali, Dubai è leggermente più aperta nel condividere spezzoni di vita e altre cose sui social. Nonostante molti pensino il contrario, ma provate a pensare soltanto alla famiglia reale in Inghilterra. Loro sono costretti a tenere un profilo basso e seguire regole rigidissime per quanto riguarda i social, dove per postare una sola foto devono chiedere il consenso a un trilione di persone diverse. In realtà, uno dei motivi per cui sono un po' più liberi sui social è perché vogliono far notare anche la loro bontà di cuore. In effetti hanno fatto molte, molte donazioni e feste di beneficenza diverse per aiutare tantissime persone, sia negli Emirati Arabi che fuori. Per farvi un esempio, ha donato 6 milioni di dollari al centro di aiuto per gli autistici di Dubai. Un'altra volta ancora aveva pagato il viaggio a 400 persone che volevano vedere il finale di Coppa Asiatica in Cina, ma non avevano appunto i soldi. Specialmente Fazza, al contrario di tante altre persone con i soldi, non ha quasi mai mostrato segni di lussuria eccessiva. Pensate per esempio a Dan Bilzerian, il ricastro pieno di donne intorno e una vita che in tanti sognano. Lui fa foto diverse ogni giorno con ragazze diverse. Compra ogni genere di cose e sembra essere perennemente in vacanza. Tutti si aspettavano di vedere questo dalle persone più ricche del mondo, ma non è il caso di Fazza o Mansour. Specialmente Fazza conduce una vita all'insegna delle sue passioni, ama fare carità, sport e viaggiare. Non gliene importa molto dimostrare il lato lussuoso, ma il lato fantastico del mondo che esplora e delle persone che conosce. Pure ora che sto scrivendo il testo sicuramente avrà qualche storia su Instagram in cui mostra gli atti di beneficenza che sta compiendo o gli sport che sta facendo. Non ha mai assunto fotografi professionisti per farsi fare scatti incredibili. Ha sempre chiesto a qualcuno, tipo un amico o un parente, di immortalarlo quando è a caccia con suo padre o a una corsa di cammelli o cavalli, perché preferisce scattarsi da solo i selfie, anche con leoni e tigri rarissimi. Sì, spesso e volentieri gli piace anche uscire con gli animali, perché, è ricco e fa quello che gli pare e mi sembra giusto. Insomma, anche a me piacerebbe abbracciare un cucciolo di tigrotto. Una cosa che molti hanno notato sono i viaggi assurdi in ogni posto del pianeta, anche i più remoti. Loro adorano così tanto viaggiare che la maggior parte dei loro soldi in realtà finisce tutta in questa passione. E ovviamente negli aerei privati che utilizzano per volare, aerei molto ma molto costosi. Lo sceicco Al Maktoum è così ricco da avere ben due Boeing 747 BBJ, con all'interno un lusso sfrenato. Non sono jet qualunque, sono praticamente degli aerei che possono contenere fino a 50 persone. E ovviamente è tutto di prima classe. Mi dispiace, non ci sono sedili economici, ma delle cucine e degli chef di primo ordine che forse sono anche meglio di quelli a terra. Ma sapete qual è il costo di questi aeroplanini da niente? 400 milioni di euro. All'interno sembra ci siano anche dei letti e un cinema. Vorrei viverci per sempre. A volte però Fazza e Mansour preferiscono prendere un normale aereo di linea, spendendo la normalissima cifra di 20.000 euro in prima classe. Sì, dai, una cosa da niente, considerando poi che ci sono 23 figli nella famiglia reale e quasi tutti viaggiano quando li pare tutti i giorni dell'anno. Minchia, chissà quanti soldi sono spesi solo lì. E prima di concludere facciamo un piccolo quiz che tutta questa ricchezza mi ha fatto venire il mal di cuore. Nel video degli animali che vivono anche dopo la morte ne abbiamo visto uno che alla fine è praticamente immortale. Come si chiama questo piccoletto? Risposta al prossimo video. Ah, e un'ultima cosa, volevo mandare la vostra attenzione su un altro canale che avevo creato e vi spiego velocemente la storia. Parliamo stavolta di un canale di musica, o meglio beat, che potete usare tranquillamente nei vostri video. Di recente ho avuto molti problemi con le canzoni da usare. Nonostante ci fosse sempre scritto free vicino al titolo della canzone, andando nella descrizione ho letto che invece bisognava scaricarla a pagamento per poterla usare nei video, anzi, loro intendono spesso free da ascoltare con le cuffie, ma quasi mai da usare sotto i video. Per questo motivo ho creato un canale apposta dove i beat sono completamente gratis e non c'è bisogno che mettiate il link della canzone o altro. Scaricatela da SoundCloud o con qualunque programma per convertire file video in MP3 da YouTube, non importa, fateci quello che volete.
Se vi piace questa idea, lasciate un mi piace e iscrivetevi anche lì. E ora torniamo all'ultima parte. Per concludere, possiamo dire che la famiglia reale è ancora piena di piccoletti che devono crescere, quindi immaginate come spenderanno i soldi da grandi, e come già ora li stanno spendendo perché sicuramente non comprano dei giocattoli da due soldi. Mentre aspettiamo che crescano per farci un altro video, noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce e orario diversissimo.